Benvenuti a questa festa degli Sci Club, questa grande festa del Comitato Alpi Centrali. Per la prima volta tutte le discipline riunite in un'unica sala. È già un evento storico questo per il Comitato Alpi Centrali. Sarà una giornata, cercheremo di viverla velocemente, ma una giornata abbastanza lunga per premiare chi ha vinto, per premiare chi stato più bravo nel corso della stagione passata, per vedere quelli che saranno gli atleti delle squadre del comitato per la prossima stagione per quanto riguarda gli sport invernali, e poi anche per bere e mangiare qualcosa, visto che alla fine ci sarà un rinfresco qua sopra uscendo, e forse sarà anche la parte che attenderete di più con ansia. Poi ci saranno tanti giochi per i più piccoli che sono qui presenti. Io le luci in faccia non vi vedo, ma ho sentito un applauso alla festa degli Sci Club. Applauso alla padrona di casa, presidente del Comitato Alpi Centrali, nonché vorrei ricordare medaglia d'argento alle Olimpiadi, Claudia Giordani. Buongiorno a tutti, ciao, grazie. Oggi è una giornata di festa, una festa dedicata a voi, agli Sci Club, ai ragazzi, alle loro famiglie, agli atleti, a tutti quelli che si impegnano quotidianamente per il bene dei nostri sport. Il Comitato Alpi Centrali è una grande realtà all'interno della Federazione Italiana Sport Invernali e una grande realtà dello sport italiano, direi. I risultati della scorsa stagione parlano chiaro e noi dobbiamo essere orgogliosi di essere qua insieme, tutti insieme. Io spero che oggi sia l'occasione anche per i ragazzi di conoscersi di più tra quelli che praticano una disciplina piuttosto che un'altra, e dobbiamo essere orgogliosi di essere le Alpi Centrali. Sono sicura che insieme, lavorando insieme per, sia dal punto di vista tecnico per confermare l'eccellenza, sia dal punto di vista formativo, educativo e sociale, continueremo ad essere grandi protagonisti. Ma innanzitutto io vi ringrazio per questo invito, ringrazio Claudia che ovviamente fa parte della nostra giunta regionale, e credo che queste feste siano degli spot importanti, innanzitutto perché si incanalano bene sul fatto di quello che è il concetto dello sport, cioè quello di socializzare, e credo che quando come in questo momento qui ci siano difficoltà, perché oggettivamente insomma stiamo attraversando un momento abbastanza difficile e lo sport non è esente da questo momento difficile, proprio che sia importante vederci, farci vedere che siamo uniti, che siamo tutti pronti a andare avanti, perché lo sport ha già dimostrato che anche in situazioni di difficoltà economiche, attraverso il volontariato, la grande forza del volontariato dello sport, si riescono a portare avanti delle iniziative e soprattutto anche dei risultati importanti. E credo che l'obiettivo principale sia quello di avviare verso lo sport i giovani con tutte le iniziative e attività che abbiamo, e come CONI e attraverso le federazioni. Se possiamo, lasciamo un nostro ricordo ai nostri amici. Chiamo anche Armando Calvetti, presidente del Comitato Provinciale di Milano, per un suo piccolo saluto. E intanto io ringrazio comunque tutti gli amici per questo onore che ci hanno fatto. Armando, vuoi dire qualcosa? Ciao a tutti, io non posso che associarmi a quanto hanno detto i miei colleghi qua. Vi ringrazio veramente per essere venuti a Brugherio a partecipare a questa manifestazione, e nello stesso tempo inviterei tutti voi, specialmente i dirigenti, ad andare sul sito Race in the City, che è la manifestazione che faremo a Milano in collaborazione con le Alpi Centrali. Noi dovremo gestire tutti i volontari. Vi pregherei di andare sul sito, troverete un forum dove potete candidarvi quali volontari per questa manifestazione. Abbiamo bisogno di più di 300 persone, vi prego di farlo quanto prima, così sappiamo dove mettervi e se abbiamo ancora bisogno di gente. Mico, Galbusera, Ferrero, dimentico qualcuno? Alpi Sport, Level e Scala. Ci sono tutti. Grazie davvero. Un applauso perché servono.
ma direttore tecnico della Valanga Azzurra, Mario Cotelli. Borsa di studio per attestare il fatto che il Credito Valtellinese da sempre è molto attento ai giovani ed è molto attento allo sport. Qui tutta una platea di giovani, tutta una platea di sportivi per abbinare appunto lo sport però a tutte le migliori tradizioni di vita e di preparazione a livello personale e anche per lo studio. Poi penso ci sia sempre Mario a dire allora lo sci, mettiamo i soldi per lo sci. Noi in verità siamo vicini anche ad altre federazioni, in particolare qui ricordo che siamo il main sponsor di FIDAL Lombardia, quindi per quanto concerne l'atletica anche questo è uno sport all'aria aperta, uno sport appunto come dicevo prima piena tradizione di salute e di sani principi di vita. Di due sci club che fanno 100 anni, lo sci club Formazza, Circolo Sciatori Vanesimo e lo sci club Conti di Legno. Un bel applauso per questo compleanno molto speciale, 100 anni di sci club, ma 100 anni di passione, di emozione, di ragazzi, ragazze che sono transitate sui vostri pulmini, sui vostri mezzi, in 100 anni fa non so come andavano a sciare. Un applauso anche per voi, bravi!
pronti? Siamo tutti già pronti. Due, tre, via col puzzle. Un pezzo alla volta, eh? Ulteriore segno della nostra amicizia. Grazie mille.